Sì, si è arrivata alla soluzione, a questa soluzione si è arrivata grazie alla coesione di tutti. Un ringraziamento particolare ai carabinieri che hanno fatto con noi un servizio in comune di prevenzione in quella zona. Un ringraziamento particolare anche sia alla Procura di Piacenza che si è subito attivata per cercare di prendere insomma, questo soggetto e sia in particolare alla Procura dei Minori di Bologna che in brevissimo tempo ci ha garantito che venisse poi emessa dal GIP questa misura nei confronti di un soggetto che noi abbiamo, verso il quale noi abbiamo raccolto gli elementi probatori importanti, rilevanti e che adesso si trova in una comunità regionale in quanto minorenne. Siamo obiettivamente tutti felici perché si era creata una situazione di allarme sociale importante che ha avuto un esito, insomma, felice. Parliamo un po' di questo soggetto, vi siete forse un po' stupiti nel trovarvi di fronte un soggetto dal profilo criminale non così alto, diciamo. No, non so se stupiti è la parola giusta. D'altra parte si trattava di furti di basso profilo che venivano compiuti da una persona che abbiamo poi insomma, conosciuta, vive e viveva una situazione di disagio importante riguardo degli stupefacenti che assumeva e che per procurarsi il denaro faceva questi, tra virgolette, piccoli furtarelli che però venivano compiuti sempre nei confronti di donne, vittime, inconsapevoli di un personaggio che aveva una prestanza fisica tale per cui scappava in pochi secondi e nessuno riusciva a vederlo. Poi, grazie anche all'ausilio di testimoni oculari di questo personaggio, siamo riusciti a recuperare la sua immagine e a incastrarlo.